quindi presso il nostro comune nello scorso luglio. E diciamo che dopo i contatti avvenuti in questi mesi con il professor Galli, con i suoi collaboratori, ho ritenuto opportuno che fosse lo stesso direttore responsabile scientifico di questo progetto ad illustrare i risultati, e si è convenuto proprio di trovarci questa sera con la possibilità che appunto ci relazionasse sui dati definitivi. È un momento, diciamo, importante, così abbiamo anche un confronto che poi dirà il professore anche con altri paesi del territorio, questo per capire anche un po' l'evoluzione di questo virus, o per capire, perché potremmo anche capire una o due cose in più. È stata fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini che hanno aderito a tale iniziativa e a coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questo progetto. Posso tranquillamente affermare che l'obiettivo è stato raggiunto. È doveroso da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale che rappresento, ringraziare il personale degli uffici comunali, la polizia locale, i volontari della protezione civile di Castelfino, i volontari di Croce Azzurra Cucina Modus di Lanzaghello, i volontari della Croce Azzurra di Boscate, la dottoressa Rossana Mandanin e tutto il gruppo, l'equipe dei biologi, i medici dell'ospedale Sacco, gli infermieri della cooperativa, i medici di medicina generale del nostro paese e la pediatra, senza dimenticare gli infermieri volontari, Santo Milani, Daniela Zimonti, Roberta Barrocco, Maria Rosa Corra, Ilaria Monti, Matteo Pericoli e Lara Canzini. Inoltre ringrazio per il prezioso contributo i numerosi sponsor, assicurazioni di Credia Garascia, Centro Ufficio di Desio, Fioreria Sant'Ambrogio, Alcon Aita, la farmacia del dottor Molinari e Nearpier Technology. Adesso, senza volere togliere spazio e tempo, saluto e ringrazio il professor Galli, a cui do la parola per illustrarci questo progetto e per quello che è stato l'andamento della nostra popolazione presso il nostro. Grazie professore, grazie a tutti voi per essere. Mi distanzio quel tanto che mi consente di togliermi questa cosa, mi facilita a farmi meglio sentire. Bene, sì, questo Lanzaghello è stato un grande successo. Il 41% della popolazione si è messa in fila con il debito distanziamento anche allora, questo in un ormai lontano e caldo luglio, ha messo lì il suo dito, si è fatta bucare il dito e ci ha dato un risultato sorprendente. Il risultato è il seguente, il 3,5% di positività per gli anticorpi, uno dei più bassi. Buonissima cosa, è un patrimonio che proprio sarebbe da non disperdere, patrimonio nel senso dell'essere stati in grado, essere riusciti o aver avuto la fortuna, o tutte queste cose insieme, di rimanere qua al confine nord-occidentale della città metropolitana di Milano in una situazione probabilmente assolutamente di gran parte del resto della Lombardia e anche di parecchie aree, comparabile ad altre aree del paese, pochissimo. Tanto per dirvi una cosa che serva per comparazione, noi abbiamo fatto lo stesso lavoro in tempi un po' precedenti, poi in caso un po' successivi, in 4 località lombarde, oltre a Lanzaghello, al Carpiano, che sta nel sud della città metropolitana, un po' dalla parte opposta rispetto a dove si
prima zona rossa, e l'ultima di questa serie di quattro, ne abbiamo in corso una quinta a Sordio, che è sempre nell'Ottigiano, ma l'ultima di questa serie di quattro è stata Suisio, che è un comune immediatamente dopo l'Adda. Una volta il tempo di Renzo Tramandino sarebbe stato la Repubblica di Venezia, insomma, in realtà adesso comincia il Bergamo. Bene, tanto per darvi dei numeri, voi 3,5% su, direi che in tutte queste località abbiamo sempre avuto dal 40% all'80%, perché non è data, abbiamo sfiorato credo il 90% di adesione della popolazione. Castiglione non è data, è stata talmente, come dire, martoriata che la gente era assolutamente, aveva bisogno di notizie, voleva sapere veramente in che condizione fosse. Bene, voi 3,5%, Carpiano 5%, Suisio 17%, Castiglione 23%. Capite bene qual è l'enorme differenza che c'è tra queste tre realtà. Ma ancora più interessante è dire che probabilmente da voi in luglio il virus non c'è. Abbiamo fatto una prevalenza di, credo, 176 tamponi, perché abbiamo fatto sia i tamponi a tutti quelli risultati positivi per gli anticorpi, sia a un gruppo di persone, non so più se 176 o 161. 161. 161, l'abbiamo scritto io, sbagliato un abbraccio a memoria, a quel tempo che sono abituato a fare. Ho fatto 161 tamponi. Sappiamo, termine vergini
si presta a interpretazioni positive e negative. In questo momento sono si prende la mandata perché comunque mi è andata molto bene all'altro giro, che magari siete particolarmente bravi a mantenere questa cosa. Dall'altra sappiate che la stragrande maggioranza della popolazione ha una situazione di questo tipo. Vado a dirvi gli altri dati, no? Allora, per quanto riguarda la percentuale di positivi al di sotto dei 10 anni, però il numero assoluto adesso vedo se lo trovo, perché sto vedendo anch'io per la prima volta questi. Comunque, in ogni caso, questo è un altro dato interessante, se li prendiamo per fascia di età, li prendiamo maschi e femmine, diciamo che al di sotto dei 10 anni il 5% delle femmine, perché probabilmente erano molto poche, quindi è bastato veramente poco per far salire la media, contro 0 maschi. Se li prendiamo tra i 10 e i 19, il 2,63% delle femmine e il 3,84% dei maschi, non c'è una grande differenza. Se li prendiamo tra i 20 e i 39, 2,96% delle femmine e 1,72% dei maschi. Tra 40 e 60, 4,18% delle femmine e 3,11% dei maschi. Sopra i 60, il 2,73% delle femmine e il 2,76% dei maschi. Questo tipo di dato che abbiamo qui è clamorosamente basso, no? Se lo consideriamo in proporzione della realtà degli altri luoghi, nel senso che è vero che ci aspettavamo un dato basso se avevamo un totale del 3,5%, però questo dato basso si riflette anche in una distribuzione che alla fine dei conti sembra, questa prima occhiata, una distribuzione che non ha le caratteristiche che ha avuto in altri paesi, dove sono numerosi, particolarmente numerosi e percentualmente hanno un ruolo importante, i più anziani. Qui ci è arrivato talmente poco che probabilmente avete preservato anche gli anziani, e mi auguro questo voglia dire qualcosa anche in termini di persone che sono finite in ospedale, persone che sono finite dall'altro mondo. Siamo stati, per certi aspetti, come dire, fortunati, in quanto i nostri tre decessi che abbiamo avuto sono stati una persona nell'RSA e un'altra persona ma già in condizioni critiche di salute, perché con già un'evidente patologia, perché il Covid ha poi dato, diciamo, e un'altra persona anziana. Quindi probabilmente questi due più qualche altro che magari finito in ospedale avrebbero alzato la percentuale del totale, forse nemmeno dello 0,5%. Abbiamo avuto del totale degli infettati. Abbiamo avuto dei 24, diciamo, 24 persone in contatto anche con stati stretti, tra i contagiati, 3 persone. Questi dati aggiunti a quelli che abbiamo potuto desumere potranno consentire magari in un rapporto completo e finale di fare la storia di Manzanello Covid.1. Il problema è tentare di non avere una storia di Manzanello Covid.2. Questo è il vero messaggio di oggi, perché vi ripeto, se devo dirla tutta, la faccenda si comincia a fare piuttosto. A Milano si dice spesso, ma a Manzanello si dice uguale, credo. Questa è la mia segretaria che mi chiama, ci sarà una grande, velocissima, e sono con il microfono davanti. Già ho parlato per quella cosa, già sistemata, ti chiamo dopo. Ciao. No, è che siamo un po' sotto pressione.
quando dico un po', ecco, che fare un giro nel mio reparto oggi mi viene un po' la pressione, comunque insomma ho un déjà vu che non vorrei avere, ecco. Poi chiaramente il sacco è l'ospedale di riferimento, la prima retrovia del campo, no? Prima da qualche altra parte, però signori, già ci metti un pochino più di attenzione quest'estate, insomma, di capire che non eravamo fuori ci avrebbe aiutato molto, da qualche punto di vista. Mi fermo qui, sindaco, se magari qualcuno ha qualche domanda, ma sono come al solito tormentato da ciò dietro. Anche YouTube anche stasera, ormai lo so, però mi darò al cinema, non so cosa dire. Non avrei mai pensato, guardami, a 69 anni, un anno dalla pensione, e tutta una storia di lavoro alle spalle, di trovare visto un marasma su questa situazione, però non ci avevo pensato. Una mano alzata là, professore, lei ha l'impressione che potremmo avere in tanti noi che il virus abbia perso un po' di virulenza nella storia? E la seconda domanda è: cosa si sa adesso sulla persistenza degli anticorpi protettivi nei confronti di un'eventuale reinfezione? Allora, sul discorso della violenza abbiamo discusso un milione di volte, in realtà quel che cambia è l'ospite. Il virus cambia sì, ma non ha perso assolutamente il mordente, basta farsi un giro del mio reparto per capire, voglio dire. È diversa la questione. Noi siamo di fronte ad una realtà in cui un ospite fragile o un ospite geneticamente predisposto viene mazzolato durissimamente dal virus. Lo stesso virus fa avere un'infezione assolutamente asintomatica, magari al 30-40% delle persone che colpisce, ma è lo stesso virus. Gli asintomatici ce li avevamo anche a marzo, solo che a marzo facevamo test solo quelli che stavano male, malissimo. Avevamo altra possibilità che farne loro, non avevamo disponibilità di test. Adesso i test si fanno per andare dietro ai focolai e quindi molte delle persone testate non hanno sintomi. Nell'ultima quindicina di settembre, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono che fatto 100 il numero di positivi trovati, il 30% soltanto avevano fatto il test perché si tutti gli altri nelle operazioni di tracciamento, individuazione e distinzione, o per casualità varie, ma non perché hanno sito. Questo però non vuol dire che quelli che arrivano all'ospedale siano più belli di una volta, sono in me conciati male, l'unico vantaggio è che adesso li sappiamo gestire meglio, cioè abbiamo preso la mano in me. Però guardate che la malattia dal punto di vista dei farmaci, al di là delle falle che si sentono, è ancora una malattia se non del tutto orfana in affido temporaneo precario, nel senso che abbiamo soltanto un paio di cose per quelli gravi, cortisone e remdesivir che possono funzionare, e remdesivir abbiamo anche un limite di utilizzo perché lo possiamo usare soltanto entro 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. E se uno non è incipato, proprio intubato, quindi ad alti livelli di necessità di ventilazione, mentre per tutti quelli che stanno a casa con la malattia e con sintomi fastidiosi, la disponibilità di farmaci attivi è zero. Quindi voglio dire che c'è ancora molto da lavorare e, perdonatemi, molto da stare attenti. Cioè non prendete questa roba sotto gamba, vi prego. Ecco. Perché alcune di si è attenuato, la malattia è sparita, la gente ha fatto sciabola quest'estate e siamo di nuovo a questi punti. Oh. Invece è un dato di fatto che vari lavori dimostrano che i corpi anticorpi neutralizzanti tendono a scomparire dal circolo abbastanza precocemente. Questo vuol dire che siamo anticorpi
sia questi due sia nelle altre situazioni in cui la cosa è sospettata non provata, la seconda intuizione è stata con modesti sintomi o asintomatica del virus. I due provati perché si aveva la sequenza del virus che è infettato la prima volta e anche quella del secondo si è visto che erano due robe diverse e non potevano essere una modificazione del corpo della stessa persona. Sulla possibilità che l'infezione diventi cronica, vabbè, ci sono dei dati che parlano di persone che fanno fatica a recuperare tale infezione per tutta una serie di problemi, ma dietro la scienza del virus. Eh? Questa qua è la mia vita, continua. Sempre così. Altre domande, prego. Buonasera, sono prossima attenzione di 4. Io volevo chiedere qual è l'entità scientifica di questa indagine svolta qui, se ci sono delle, come dire, dei riflessi pratici in base ai suoi risultati, ovviamente. Ma guardi, questo è uno studio a pieno titolo, autorizzato dal comitato etico, vagliato nell'ambito di un progetto addirittura in seconda battuta, però alla fine finanziato dalla regione. Svolto praticamente tutto prima ancora di aver visto un centesimo del finanziamento regionale, quindi saremo in grado di fare una relazione finale su questo, credo prima di ogni altro. Chiaramente stiamo già pubblicando, ci sono lavori scientifici che sono già partiti, uno su Castiglione d'Adda è già pubblicato sul Journal of Infection e altri sono sottomessi per la pubblicazione, non si dice da voi perché uno incrocia le dita e non lo sa, perché se no per scaramanzia non lo vede, no, scherzi a parte. Non ancora sui dati questi, la mia idea è comunque fare una comparazione statistica, considerando anche le diverse classi di età, che vada a valutare proprio le tendenze, le modalità di diffusione di questo virus in contesti come questo, confrontando una situazione come Castiglione d'Adda, dove il virus è potuto, e probabilmente anche su Isio, dove il virus è potuto circolare prima che si sapesse della sua esistenza, quindi senza nessuna limitazione, con la situazione invece di luoghi come Carpiano e come Lanzaghetto, dove in realtà probabilmente qualche misura di protezione individuale, qualche attenzione la gente ha cominciato a farla e comunque è stata tutto sommato salvata dal lockdown. Lockdown che ha fatto sì che voi ne usciste praticamente senza più infezioni in giro, mentre ad esempio Carpiano, dove però siamo andati 15 giorni prima a fare la rilevazione, aveva ancora avuto 7-8 tamponi positivi, pur avendo solo il 5%. Quindi avevamo ancora una coda, per qua apparentemente niente di più, niente più. Credo di avere ancora 10 minuti 10, perché ho 24, vedo dopo, però mi fa piacere anche perché avrò occasione di dire che abbiamo fatto queste cose qui e che i cittadini hanno partecipato con grande entusiasmo. E ho avuto con le uguali di nuovo anche. Altre domande, prego. Io mi immaginavo una cosa che potesse essere comparabile a questa luna a metà gennaio. Visto che è una domanda personale, racconto anche un po' di fatti miei. Io sono rientrato in servizio dopo una batosta così di tipo fisico, sanitario, personale, non proprio trascurabile, giusto il 10 gennaio. Ero rimasto fuori per necessità del tempo. E avevo già sentito
c'ero nel 2003 quando c'è stato il problema della SARS, e di SARS abbiamo avuto 4 casi in Italia, nessuno dei quali, tutti importanti, nessuno dei quali ha fatto altre malattie qua, cioè ha dato altre infezioni qua. Mi immaginavo che potesse essere un fenomeno tutto sommato simile, e mi ero abbastanza illuso che questa cosa fosse così, quando apparentemente due coniugi cinesi, due turisti, poi ricoverati allo Spallanzani, avevano attraversato l'Italia senza apparentemente dare casa. A quel punto, il 20 di febbraio, molti di noi, con tutto chiuso dalla Cina e per la Cina, per quanto riguarda i voli, cominciavano a illudersi che non fosse capitato nulla di gravissimo. E invece il virus ha potuto circolare addirittura un mese, 4 settimane tutte. La nostra ipotesi, i nostri dati suggeriscono che il virus sia arrivato in a meno. Che il ceppo grave responsabile della gran parte della grande epidemia sia arrivato in Italia il 25 di gennaio, per cui almeno nell'area che poi è stata e rapidamente ha fatto migliaia di casi. Quelle 4 settimane avrebbero già messo in ginocchio qualsiasi sistema sanitario per quanto riguarda le possibilità di contenimento e tracciamento. Quindi anche quella non va, ovviamente, va anche sottolineato che noi da troppo tempo in tutta Italia non abbiamo investito sulla medicina né in territorio e sulla prevenzione quanto sarebbe stato opportuno fare. Una lezione da imparare sulla quale meditare. Ecco, seconda domanda velocissima, proprio c'è la lezione da imparare, sia a febbraio non si sapeva, adesso si sa. Secondo lei ci si è preparati abbastanza per questa seconda ondata, per questa ripresa delle contagi? Allora, certe preparazioni non si attuano in pochi mesi, che però ci sia stato un certo lassismo dopo lockdown, nella speranza di aver risolto il problema, non di tutti e non di tutti i responsabili, però voglio dire, ad esempio, questa grande confusione tra centro e periferie in termini di permessi dati all'apertura delle discoteche, che in sé non sono state probabilmente l'unico, la principale causa della diffusione dell'infezione quest'estate. E però accidenti sono un segnale che si può andare in discoteca come ci si è sempre andato, quindi è tutti, non puoi fare la qualunque. Questo è stato un errore madornale, proprio come segnale che non doveva essere dato in questo modo. Credo che, anche se ormai tutti le piangono sull'altro versato, che se da una parte è difficile rimproverare a governo e regioni le insufficienze palesi del sistema sanitario territoriale che non potevano essere sanati in poche settimane, in pochi mesi, non niente in poche settimane, in pochi mesi, quello che non hai fatto in 20 anni. Quindi lì c'è anche una storia che viene veramente da lontano e che ha responsabilità articolate e differenziate in diverse parti d'Italia. L'idea è stata che a un certo punto certe malattie o certi problemi ce li fossimo lasciati alle spalle. Evidentemente non è così. Anzi, ci abbiamo avuto queste sorprese. L'altro punto di vista è da dire che determinate questioni dovevano essere tenute con maggior fermezza, con tutto il rispetto e tutte le considerazioni per quanto riguarda le categorie penalizzate, tutta la parte riguardante in questo caso turismo e tempo libero, però signori, il giro è questo, cioè non è che possiamo pensare di tenere tutto aperto facendo finta che il virus non esista, facendo quello che ci pare, mettendo le persone ammucchiate senza quella roba qui e comunque non va bene ammucchiare neanche con quella roba qui. Qua ci sono delle questioni, oggi mi hanno chiesto di prendere una posizione che ho preso, questioni irrisolte e non risolvibili nel parere,
il trasporto è occupato all'80%, ma chi l'ha deciso? Cioè su quale base scientifica è deciso? Secondo te è un affondamento prima o dopo, prima vuol dire nell'attesa, perché poi c'è anche l'aspetto dell'attesa, che è chiaro che non risolve il problema. I trasporti attualmente sono un serio problema, su cui bisogna intervenire subito, e non c'è anche un modo sfoltire anche il più numero delle persone che o fai più smart working o decidi di tenere almeno la metà degli studenti, almeno delle superiori, a casa, cioè 15 giorni di frequenza e 15 giorni a casa in alternanza. Non vedo altra soluzione da prendere, perché altrimenti avremo sempre un grande ammassamento delle persone. L'altra cosa è lo scaglionamento degli orari di inizio lavoro, però anche quello pare che non riesca a funzionare abbastanza, perché soprattutto in alcune attività in cui tocca andare in presenza per farle andare avanti, non puoi far andare un uomo a un certo ora o un altro, sono tutti parte il meccanismo, quindi i problemi sono seri, ma vanno affrontati. E questo è il momento per affrontarli. Va bene, signori? Prego. Ma ho omesso di ringraziare la parrocchia di Sant'Ambrogio, la parrocchia Sant'Ambrogio che ha ospitato i medici, ha dato proprio l'alloggio e i giornalisti della stampa qui presente, non è nessun problema. E poi la considerazione data l'indagine epidemiologica. Il nostro paese ha dato risultati rincuoranti, indice di grande responsabilità da parte della nostra comunità. La situazione odierna ci invita ancora una volta a non abbassare la guardia. Questo è il messaggio che noi come sindaco e come amministrazione comunale diamo a tutta la cittadinanza, invito ad osservare sempre, perché ormai sono regole che dovrebbero essere già nella testa di tutti, che sono l'uso dei sistemi di protezione, la mascherina, i dispositivi di protezione individuale, quale la mascherina, che sembra, anche il professore che sono stati tutti questi dati, questi studi che sta acquisendo per avere un risultato, diciamo, poi ottimale, per arrivare a quantomeno a cura, un vaccino, perché anche la cura è una parte, diciamo, fondamentale, ponderante. Per cui questo è un po' la nostra indicazione, tutto quello che abbiamo a disposizione adesso con il professore, manterrò un contatto, diciamo, stretto di quello che sarà possibile per valutare poi quello che sarà l'evoluzione, quello che saranno i nostri dati in questa seconda fase e giornalmente io poi faccio per poter poi dare un aspetto anche così. La popolazione che ci sceglie sempre. Non escludo che magari si possa pensare a un secondo round, sempre che le persone in azienda si interessano. Io penso che la risposta. Se troviamo le risorse per farlo dal punto di vista anche scientifico, sarebbe interessantissimo ritrovarci in primavera, magari a problema, mi auguro, no? Ben meno tutto di quello che cominciamo a ripercepire possibilmente. Noi siamo disponibili a partecipare a tutto quello che può essere contenuto per la salute personale, proprio per il nostro stato di salute, ma anche per dare poi i dati scientifici per poter poi collaborare con questo tipo di studio. Mi sa che la nostra comunità sia molto collaborante e risponda bene a fronte di queste iniziative che sono poi in grado dei progetti che hanno un bel, cioè, un loro.